una data realistica è quella del giugno dell'anno prossimo per pervenire al compimento dell'operazione e quindi all'inizio dei pagamenti a tutti i creditori, fornitori e prestatori sociali. Giugno 2015, ovvero tra 6 mesi buoni. Questa è la data fissata dal commissario giudiziario delle Coop Operaie Maurizio Consoli per i primi pagamenti ai 17.000 soci e ai creditori. Notizia che arriva nel corso dell'audizione del Consiglio Comunale riunito in seduta straordinaria. Come era prevedibile però, non si potrà accedere all'intero capitale. In una percentuale che in questo momento per me è prematuro e appunto sarebbe non consentito proprio per le ragioni di riservatezza che vi ho detto. Sull'operazione di salvataggio in vista dell'udienza del 1° dicembre, Consoli però mantiene la massima riservatezza. C'è da presentare un piano per affrontare il debito di 30 milioni con i fornitori e l'emorragia enorme del prestito sociale che ha prosciugato le casse nei primi 9 mesi dell'anno. Pochi minuti più tardi, nel corso dell'appuntamento con la cattedra di San Giusto, organizzata dalla diocesi di Trieste, sempre sul tema COP, il vicepresidente della regione aggiunge che penso che se le cose andranno in un certo modo, io sono anche un po' più ottimista, cioè anche prima, potrebbe dice. Essere anche un mese, due prima. Bolzonello poi sottolinea come, visto il diffondersi a macchia d'olio della crisi delle cooperative, vedi il caso Copca in Carnia, siano necessari interventi legislativi ad hoc da parte del governo. Poi, nel corso dell'incontro in Camera di Commercio, voluto fortemente dall'arcivescovo Crepaldi, si alza in piedi tra il pubblico Livio Lonzar, socio delle cooperative operaie e docente di ragioneria, che fu il primo a denunciare le falle nei bilanci delle coop operaie e a mettere assieme un dossier spedito in regione. Pagine piene di dati e cifre che sembravano non essere mai arrivate nei mani dei vertici dell'amministrazione, per motivi peraltro poco chiari, ed ora invece riportate alla luce con tanto di indagine interna negli uffici. Lei l'ha mandata il 7 maggio 2013, protocollo numero 7853/COP, e tutto quello che arriva d'ora in poi rispetto a quella sua nota, e la nostra ricerca e quello che deriva dalla nostra ricerca è ora in procura. Olivo. Hanno mandato, né io né la Presidente l'abbiamo mai vista questa cosa, abbiamo visto l'articolo del giornale, abbiamo voluto andare a fondo nonostante tutta questa giorni avevamo guardato tutto, abbiamo fatto una serie di ricerche, l'abbiamo trovata e abbiamo fatto un'indagine ovviamente riservata in questo momento, e questo è all'esito di questa cosa in questo momento è stata depositata in procura.